Isola dei famosi. Fabrizio Corona, frasi antipatiche a Vladimir Luxuria. Un uomo vestito da donna. Fabrizio Corona, durante il podcast Gurulandia, è tornato a parlare dell'Isola dei famosi criticando apertamente Vladimir Luxuria. Le critiche che l'ex re dei paparazzi le ha rivolto non riguardano però il modo di condurre, bensì la sua identità di genere. Secondo Fabrizio Corona, infatti, una donna trans non può condurre un programma per famiglie in prima serata. Un'opinione retrograda e soprattutto non richiesta, che è stata condita da commenti che avrei preferito non aver ascoltato. Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione dell'Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi, che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria, per capire se poteva essere un ipotetico concorrente. Ha esordito così Fabrizio Corona, commettendo però due errori: l'uso del genere maschile e la parola concorrente, dato che il provino a cui si riferisce era quello per conduttrice, non per naufraga. Il racconto però prosegue così: qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQ+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba qua. Il pensiero di Corona si è poi concluso nel peggiore dei modi, ovvero dandomi conferma che quel maschile usato prima non era stato un lapsus. Ma come C4 zofai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pisel zero, un reality su Canale 5 che guardano le famiglie? Un uomo col pisel zero truccato con le tre titi e finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere. Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda dell'Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto. Il conduttore purtroppo non ha commentato e si è limitato a dire non mi espongo, anche se avrebbe dovuto farlo, perché dare a una donna trans dell'uomo truccato da donna è sia offensivo che umiliante.